Poracci, mica era facile riconoscere Aelix 2, bravissimo post-apocalittico che è stato il più veloce di tutti, mentre Puke Lunala risponde in modo sbagliatissimo, indicando la prima versione di Metroid Prime 4. Bene, ora sappiamo perché Nintendo ha ricominciato da capo. Ora però andiamo avanti, questo è l'ultimo solo risposte sbagliate dell'anno. Di che gioco si tratta? Mi raccomando, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mettere in prima posizione i Takes Two. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché andremo a stilare la mia personalissima classifica dei GOTY 2021, che per l'occasione verrà ovviamente rinominata in POTY 2021. Questa dovrebbe essere la parte iniziale dove metto le mani avanti e dico che si tratta di una classifica soggettiva, eccetera, eccetera. Ma c'è veramente bisogno di dirlo? Tanto ormai di video del genere ne avrete visti a bizzeffe e io voglio distanziarmi il più possibile da frasi fatte e generiche come impressionante il gameplay, grafica molto ispirata e art style azzeccato. Voglio che questa classifica rifletta quanto più possibile la mia personalità e l'anno che ho passato con i giochi che hanno saputo lasciarmi qualcosa dentro. Quindi per me sarà fondamentale mettere in apertura di ogni posizione il conteggio delle ore che ho passato con ogni titolo. Non perché la longevità sia un parametro che ho tenuto in considerazione nello stilare la classifica, ma perché se siete qua per conoscere la mia esperienza con questi giochi, beh, trovo corretto dichiarare in modo chiaro il mio coinvolgimento con ogni titolo. Anche se molti di questi li mostrerò tramite trailer e non attraverso footage registrato da me, ognuna delle opinioni maturate in merito arriva appunto dalla mia esperienza personale, nel bene e nel male. E credo che questo sia un gesto di trasparenza che dovrebbe accompagnare ogni personalissima classifica. Non trovate? Bene, prima di iniziare sappiate che i botti di fine anno saranno la copertura perfetta per invadere in modo non violento il quartier generale di youtube.com, eludendo i complessi sistemi di sicurezza. Riceverete il piano per stanotte lasciando un like e iscrivendovi e attivando la campanella delle notifiche. E ulteriori comunicazioni arriveranno sugli altri social, quindi seguitemi anche lì. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto. Iniziamo! Posizione numero 10 per il racing game più chiacchierato dell'anno, Forza Horizon 5. Non ho portato a termine il gioco, anzi ho solo scalfito la superficie, e ora vi spiegherò anche il perché, ma da quel poco che ho assaporato, il nuovo titolo di Playground Games entra di diritto nella top dei 10 migliori titoli dell'anno. Premetto col dire che non sono assolutamente un patito di auto, né in forma videoludica, tantomeno nella vita reale, e i racing game non sono di certo il mio pane quotidiano. Eppure Forza Horizon 5 riesce a centrare appieno quell'equilibrio perfetto tra guida arcade, free roaming e senso di progressione che lo fanno uscire dal genere di riferimento. Azzardo col dire che probabilmente la guida è solo un aspetto secondario dell'esperienza proposta, ma è la mappa di gioco a rendere il gameplay qualcosa di fenomenale. Ormai lo sanno anche i sassi che graficamente Forza Horizon 5 fa impressione, ma quello che mi ha catturato è la mole contenutistica dell'esperienza. Ogni centimetro del Messico proposto da Playground Games è ricco di sfide, punti di interesse, gare e segreti da scoprire, e anche se ci troviamo di fronte a una cartolina virtuale, si sbloccano nuovi contenuti senza interruzioni e non c'è mai un punto morto che possa aprire il fianco alla noia. Anche solo guidare senza una direzione lungo le strade asfaltate è estremamente gratificante, grazie a un sistema di progressione che rende utile persino il girovagare senza una meta. Io non mi divertivo così tanto dai tempi di Burnout Paradise. Quando mi sono ritrovato con altri sconosciuti all'interno di un'area circoscritta a fare avanti e indietro per 7 minuti nel tentativo di vincere una sfida che richiedeva di percorrere un tot di chilometri a una data velocità, ho capito che Forza Horizon 5 è potenzialmente un pozzo nero in cui perdere ore e ore di tempo. Quindi per ora l'ho messo in pausa, perché anche se credo che su One X l'esperienza sia ottima, voglio aspettare per godermi al meglio questo capolavoro di Playground Games su Next Gen o magari su un PC in grado di rivaleggiare con serie X e S. Non tanto per la qualità grafica complessiva, ma più che altro per i tempi di caricamento che trovo veramente estenuanti. Nona posizione, non per un gioco, ma per un'esperienza interattiva.
Matrix Awakens è un assaggio di futuro che fa cadere la mascella a terra. E probabilmente è la cosa più next gen in assoluto che si è vista fino ad ora, il che la dice lunga sulla fase di stallo che stanno vivendo le nuove console, ma questo è un altro discorso. Per chi come me è cresciuto negli anni 90, non pensavo che sarei riuscito a provare le stesse sensazioni che ho vissuto nel periodo pionieristico dei primi motori in 3D. Sì, ero uno di quelli che rimaneva sbalordito dal T-Rex della PS1, era estasiato di fronte alle paperelle a mollo del Cell e di fronte a filmati del genere, esclamava: "Sembra vero!" Con gli anni abbiamo acquisito molta più consapevolezza e mezzi interpretativi e parte della magia è stata interrotta da utili strumenti come le analisi tecniche approfondite. Eppure, davanti a Matrix Awakens sono rimasto a bocca aperta. Partiamo col dire che come presentazione in sé non solo è graficamente ineccepibile, ma è anche studiata alla perfezione a livello registico. Già solo il monologo iniziale è un grandissimo biglietto da visita, ma anche i metadialoghi sul senso di un'operazione del genere mi hanno spezzato in due. Comunque, volevate un assaggio di next gen? Eccolo qui. Sì, ok, non è un gioco fatto e finito, ma il poter interagire in tempo reale con un motore del genere è qualcosa di impressionante. Immaginatevi cosa riuscirà a fare un team come Naughty Dog quando applicherà le sue spettacolari sequenze scriptate alle capacità della Unreal Engine o a come si evolverà il gameplay una volta che una gestione dell'intelligenza artificiale di massa diverrà parte di qualsiasi simulazione virtuale. E l'esplorazione della città è ancora più impressionante della sequenza action, in quanto è una vetrina espositiva molto più interattiva di quanto mi sarei mai aspettato. Un esperimento che non può che lasciare profondamente emozionati per quello che arriverà nei prossimi anni. Ottava posizione per un titolo indie che ho recuperato da poco ma che da subito è entrato a far parte dei miei giochi preferiti dell'anno. Mi riferisco a Death's Door. Questo gioco è la dimostrazione di come, per confezionare un ottimo titolo, non ci sia bisogno di essere rivoluzionari a tutti i costi. Complimenti vivissimi al team di Acid Nerve, il cui cuore principale è composto da soli due elementi. Sul canale trovate una recensione stra-approfondita di Death's Door, dove spiego a fondo tutti i punti di forza di questo action adventure con visuale isometrica. In molti lo hanno definito come una sorta di The Legend of Zelda incontra i Souls-like, ma secondo me come definizione è riduttiva e fuorviante. Non fatevi ingannare dall'utilità della roll evasiva e dal combat system punitivo ma mai frustrante, perché l'anima action di Death's Door è forse l'aspetto meno riuscito della produzione. A farla da padrone è un world design in parte ispirato alla lezione dei Metroidvania, in parte figlio di un'impostazione molto più razionale e compatta, tanto da non richiedere la presenza di una mappa di gioco. Ma anche l'esplorazione passa in secondo piano davanti a una tale identità visiva che rende unica un'esperienza altrimenti derivativa. Una tale moltitudine di influenze si riscontra anche nella narrativa, incredibilmente deprimente e profonda, ma allo stesso tempo ricca di momenti comici e personaggi sopra le righe. Non mi sarei mai aspettato di ragionare su temi come vita, morte e libero arbitrio in un gioco fatto per lo più di silenzi, dove il protagonista è un corvo armato di spada, eppure quella di Death's Door è un'esperienza coerente e mai raffazzonata. Vabbè dai, lo dico, art style molto ispirato ed ottima la colonna sonora. Consigliato. Settima posizione per un titolo che farà molto discutere. Sì, per me uno dei migliori giochi dell'anno è una remaster da Wii, venduta a prezzo pieno. Potete scandalizzarvi quanto vi pare, ma io Skyward Sword HD l'ho adorato e secondo me è un'operazione commerciale che va premiata. Avevo zero aspettative nei confronti di questo titolo. Da una parte si tratta del capitolo della serie di The Legend of Zelda che meno mi era piaciuto in assoluto, dall'altro, visto i recenti risultati, non mi fidavo minimamente di una remaster fatta da Nintendo. Esce fuori che, però, Skyward Sword su Switch è una remaster fatta con i fiocchi. In ottica di restaurazione e conservazione dell'esperienza originale, Nintendo ha fatto un egregio lavoro, restituendo intatto il gameplay del titolo Wii, ma allo stesso tempo rifinendo tutte quelle problematiche che ne minavano la godibilità. Il risultato è che è finalmente possibile giocare a Skyward Sword in quella che potremmo definire la sua forma definitiva, e ora si può giudicare l'opera nel suo complesso, senza farsi frenare da scelte assurde come l'obbligatorietà del motion control o l'insostenibilità dei dialoghi con file. E per me Skyward Sword è il bellissimo canto del cigno degli Zelda in 3D, dall'impostazione classica, l'ultimo grande action adventure prima della rivoluzione Breath of the Wild.
Un titolo da riscoprire assolutamente. Sesta posizione per un'altra remaster sempre di casa Nintendo e dopo Zelda questa volta è il turno di Mario. Ho speso più di 20 ore sulla riedizione di Super Mario 3D World, ma per me nella classifica entra in realtà solo la sua appendice, Bowser's Fury. Intendiamoci, 3D World è un episodio fenomenale e anche in questo caso la remaster è stata fatta con i fiocchi. Sono strafelice che finalmente anche il grande pubblico abbia riscoperto uno degli episodi di Mario più sottovalutati in assoluto, ma è l'aggiunta di Bowser's Fury a rendere questa remaster semplicemente imperdibile. Si tratta probabilmente di un progetto che era nato come un DLC di Odyssey e Bowser's Fury ha effettivamente la struttura e la portata di un contenuto aggiuntivo. Non aspettatevi qualcosa che duri più di 3-4 ore per essere portata a termine al 100%, ma dannazione se si tratta di tempo di qualità. Se con Matrix Awakens abbiamo un assaggio di quello che sarà il futuro della grafica su Next Gen, con Bowser's Fury abbiamo un antipasto di come si evolveranno i platform in 3D quando decideranno di incorporare al 100% una struttura da open world. La cosa più assurda di tutte è che come evoluzione è estremamente naturale e coerente con la storia di Mario. Mentre Breath of the Wild ha rappresentato un punto di rottura, un prima e un dopo rispetto all'impostazione classica della serie, Bowser's Fury è chiaramente il pronipote dell'esplorazione sandbox vista in Super Mario 64 e figlio della libertà di movimento di Odyssey. L'unico problema è che non si tratta di un gioco vero e proprio, ma più che altro di un prologo a quello che sarà il futuro di Mario. E se queste sono le premesse, quinta posizione, metà classifica, per un'altra folgorante rivelazione indie. Narita Boy dimostra come la scelta di utilizzare il citazionismo e la riverenza verso una determinata estetica non significhi a prescindere il rimanere ancorati al passato. Dopo un decennio di revival degli anni 80, è incredibile come Narita Boy riesca ad essere così originale nonostante non sia altro che un contenitore di tutto quello che ci è stato riproposto a forza. Musica synth, filtro da VHS riprodotto su CRT, pixel art dannata e ovviamente anche una DeLorean. Eppure il lisergico viaggio dentro al gioco Narita Boy è una mitizzazione di un'estetica, anzi forse di un intero medium che non si era mai vista prima. La passione che c'è dietro questo progetto indie nato su Kickstarter si riversa in una folle rivisitazione nostalgica di un mondo ormai scomparso, che riflette sull'importanza del processo creativo e sulle emozioni che nella memoria si legano indissolubilmente al dato digitale. Non penso di aver mai incontrato un'estetica così potente e compiuta, in grado di mischiare, senza neanche una sbavatura, organico e digitale, religione e cultura pop, per dare vita al culto del tricoma, alla riverenza verso l'RGB e l'amore verso la nostalgia digitale. Oh, e per una volta non si tratta neanche di un Metroidvania, ma di un action adventure incentrato su un sistema di combattimento non eccessivamente complesso, ma che richiede un certo grado di consapevolezza per portare a termine i numerosi scontri che bloccheranno il cammino del protagonista. Per me, una delle sorprese dell'anno. E a proposito di sorprese, quarta posizione per un'esclusiva Sony che non mi sarei mai aspettato di adorare così tanto. Returnal di Housemarque è uno dei progetti più misteriosi degli ultimi anni. Non è per tutti, ma al tempo stesso ne sono rimasto completamente assorbito. Mentre Deathloop per me è stata una cocente delusione, Returnal è un centropieno per quanto riguarda l'idea di applicare il concetto del time loop a delle dinamiche da roguelike. Forse perché mentre la produzione Arcane tenta la strada della grande narrazione razionale, dove il mistero da risolvere è un enigma che tenta di far combaciare tutti gli strati della narrazione, il viaggio di Selene su Atropos segue le dinamiche allucinatorie dell'attività onirica. Returnal è un incubo ritagliato su misura sull'hardware di PS5 ed è sicuramente una delle opere più coinvolgenti in cui ho avuto l'onore di immergermi quest'anno. Eccola, la vera esclusiva. Quel titolo che ogni istante mi ricorda di avere tra le mani un DualSense, quel gioco che mi trasporta su un pianeta alieno anche ad occhi chiusi, avvolgendomi con un sound design in grado di sfruttare appieno le potenzialità del Tempest Engine. Vi ho già raccontato nell'apposita recensione quanto sia difficile il gioco, perché la sua impostazione da roguelike si sposa sorprendentemente con la struttura da Metroidvania e il perché lo ritengo uno dei giochi imprescindibili della libreria PS5, ma qui ci tengo a sottolineare quanto il lavoro di Housemarque trasudi passione da ogni poro. Il risultato
risulti per me una grandissima incognita, come ha fatto un piccolo studio specializzato in shoot 'em up a convincere Sony a produrre un bullet hell mascherato da produzione AAA, per me rimane un mistero. Chissà quanti sono stati rimasti ingannati dagli scintillanti trailer, anche io non sapevo cosa aspettarmi da Returnal, ma quello che ho trovato è andato ben oltre ogni mia più rosea aspettativa. Terzo posto per il platform più bello dell'anno a mani basse, Psychonauts 2, ovvero un dannato capolavoro che si meriterebbe molta più attenzione da parte del pubblico. Avevo tantissimi dubbi per questo secondo capitolo dell'opera di Tim Schafer, una vera e propria leggenda del medium videoludico che con la sua Double Fine nel corso degli anni ha sfornato titoli sempre stimolanti e divertenti. Il primo Psychonauts rimane una perla nascosta del genere platform, ma questo secondo episodio non me la raccontava giusta. Dopo anni di gestazione e l'acquisizione in corsa da parte di Microsoft, avevo il presentimento che il ritorno di Raz si sarebbe rivelato un mezzo fiasco. Per fortuna mi sbagliavo, e come se mi sbagliavo. Psychonauts 2 è un titolo anacronistico che va contro qualsiasi logica del mercato, che glorifica un'era del gaming ormai andata perduta, eppure neanche per un istante risulta derivativo o poco ispirato. Psychonauts 2 potrebbe essere tranquillamente un gioco uscito un anno dopo il primo episodio, eppure non risulta né datato nel suo gameplay, né un banale more of the same di un titolo che a modo suo riscriveva i canoni del genere. Ecco, questo è il più grande pregio che voglio evidenziare di Psychonauts 2. Non sfigura minimamente di fronte al suo predecessore. In questo nuovo episodio manca forse un livello geniale come quello del Milkman, ma questa volta non solo tutti gli stage sono qualitativamente sopraffini, ma in più molti di questi incorporano una progressione narrativa che ne modifica la conformazione in modo dinamico, una caratteristica estranea alle avventure di Raz, che ora riescono finalmente a unire in modo fluido e coerente narrativa e gameplay in un platform che non solo è divertentissimo da scoprire, ma anche una gioia da controllare. E chi parla di grafica non convincente probabilmente non ha un cuore. Speriamo solo di non dover aspettare altri 20 anni per il prossimo capitolo. A un passo dalla vetta una seconda posizione che so coglierà molti di sorpresa. Ebbene sì, Metroid Dread per un soffio non è il mio gioco dell'anno. Intendiamoci, valgono ancora tutte le impressioni positive che vi ho raccontato in sede di recensione e anzi col passare dei mesi si sono sedimentati dei ricordi ancora più piacevoli del ritorno di Samus. Non penso che quest'anno, ma anche nei precedenti, io abbia provato una tale gioia, divertimento allo stato puro nel videogiocare. Quella di Dread è stata un'esperienza adrenalinica, da ritmo serrato, difficile ma mai frustrante, ma soprattutto curiosa e divertente. Fregatevene della longevità o delle riserve verso i giochi in 2D, quello che alla fine conta è la voglia di non staccarsi mai dalla console, il ritrovarsi a pensare a un gioco anche quando si è lontani dal pad. E Metroid per me è stato questo, un gioco che mi ha spinto a fare una seconda run difficile, quando solitamente, una volta finito un titolo, non ritorno mai sui miei passi. Vogliamo parlare di come Mercury Steam sia riuscita a caratterizzare Samus in modo perfetto con solo 4 linee di dialogo? Della quantità immensa di dettagli e accortezze da sfiorare un'attenzione maniacale al game design? Giuro, potrei parlarne per ore e ore, ma mi limiterò a dire che nonostante l'ottimo successo, Dread avrebbe meritato semplicemente di più, sia dalla parte del pubblico che della critica. E ora dateci Prime! Bene, è giunto il momento di svelarvi il POTY 2021. Il miglior gioco dell'anno per me è Shin Megami Tensei 5, un titolo che mi ha letteralmente asfaltato. Io nella vita mi ero fatto una promessa, che non mi sarei mai più imbarcato in un JRPG di decine e decine di ore di gioco, che non avrei mai più affrontato titaniche imprese fatte di combattimenti a turni e sessioni di grinding. Eppure Shin Megami Tensei 5 mi ha rapito e mi ha fatto ricadere nella spirale senza uscita dei giochi di ruolo giapponesi. E Dio benedica la Switch, l'unica console che mi ha permesso di riavvicinarmi a un genere così complesso e impegnativo che altrimenti non potrei mai approcciare da home console. Shin Megami Tensei 5 sulla carta è un titolo che neanche dovrebbe piacermi, eppure è riuscito a stregarmi da subito, pur avendolo iniziato quasi per scherzo, pensando che lo avrei abbandonato alle prime difficoltà.
e le difficoltà arrivano subito dal primo combattimento, perché si tratta di un gioco che non permette sbagli e se si muore per davvero, altro che autosave e seconde opportunità. Dopo essere stato asfaltato più e più volte dal primo boss, ho dovuto abbandonare il gioco per dedicarmi a Pokémon per degli articoli sul postgame da scrivere per Every Eye. E mentre mi divertivo, e anche qui non con poca sorpresa, a scoprire la quarta generazione dei mostri tascabili, non facevo altro che pensare a Shin Megami Tensei 5, su cui mi sono rifiondato immediatamente, nonostante lo avessi accantonato per 2 settimane dopo appena 10 ore di gioco. La verità è che Shin Megami Tensei 5 è un JRPG miracoloso, e forse il confronto diretto con Pokémon non ha fatto altro che amplificare nella mia testa i suoi innegabili meriti. Il combat system è pazzesco, le meccaniche di reclutamento, fusione dei demoni e composizione del party sono di una profondità incalcolabile, e anche il level design non ha fatto altro che ricordarmi i momenti più ispirati dei mastodontici Xenoblade Chronicles. Vogliamo parlare del design dei demoni, che sono dannatamente cazzuti anche nelle loro animazioni idol? 46 ore di gioco e mi sono dovuto fermare. Avrei preso volentieri tutti e 200 i Miman sparsi per la Tokyo devastata, avrei volentieri portato a termine tutte le subquest e anche sbloccato tutti i finali alternativi. Mi sono dovuto staccare a forza da un gioco che è pura assuefazione, l'ennesima prova che Atlus nel suo settore non ha rivali. Sì, il gioco su Switch arranca in più di un'occasione, la Unreal Engine porta veramente al limite libri da Nintendo, ma non fatevi fermare da fattori del genere e fatevi un favore, provate assolutamente Shin Megami Tensei 5 se volete capire cosa significhi confezionare un JRPG fatto come Dio comanda. E dopo aver portato a termine la storia del Naobino e aver deciso il destino di Tokyo e dell'umanità intera, voglio vedervi tornare a parlare di Pokémon. È probabile che il gioco approderà su altre console prima o poi, e nel caso vi consiglio di recuperarlo anche lì. Ma oggi Shin Megami Tensei 5 è il POTY 2021, uno dei più grandi JRPG di sempre e anche un'esclusiva di peso per Nintendo Switch. Poracci, questo era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento al 2022. Grazie di tutto, dal profondo del cuore, per l'incredibile supporto che mi avete dato in quest'anno difficilissimo, ma che è stato anche un 2021 pieno di grandi soddisfazioni. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso. Mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono Poro21, Michele22, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Trasudi passione da ogni poro, 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 po